Salve cari amici, eccoci qui con la rassegna stampa di oggi 18 gennaio 2018, questa è la seconda edizione. Elezioni Berlusconi dice se vinciamo Salvini ministro dell'Interno, o nome autorevolissimo come premier. Ospite di Mirta Merlino all'Aria che tira sulla 7, Silvio Berlusconi esordisce annunciando come sempre il pericolo del Movimento 5 Stelle. Dice: mi sento un giovane in campo, mi sono sempre stancato della politica, non mi è mai piaciuta e non mi piace assolutamente neppure adesso, ma ho sempre sentito forte il dovere di essere in campo, adesso perché il paese non finisca nelle mani di una setta pericolosa che si chiama 5 Stelle, che distruggerebbe il paese, il ceto medio, con ogni tipo di tassa. Questo è quanto ha detto Berlusconi, ma chissà se è vero, non ci credo. Milano, droga dello stupro a una 22enne e poi la violenza sessuale. Tre arresti. La PM dice donne trattate come selvaggina. L'episodio risale all'aprile del 2017. Le telecamere hanno ripreso il momento in cui alla ragazza vengono somministrate le benzodiazepine. Poi la notte di violenza in un appartamento della Brianza. Poste italiane vendute a pensionati senza istruzione quote di un fondo ad alto rischio. Restituisca 100.000 euro. Per il Tribunale di Ragusa il gruppo pubblico non li aveva informati a sufficienza e l'operazione era inadeguata rispetto al loro profilo. Il fondo Europa Immobiliare 1 è scaduto a dicembre 2017. Stando a una prima stima, registra una perdita superiore al 20%. Poste anticipa che valuterà un'iniziativa a tutela dei propri clienti, come accaduto nel caso di Invest Real Security. Padoan, troppo giovani lasciano l'Italia. I tweet li avete ridotti alla fame. Il ministro sottolinea che ancora in tanti se ne vanno per migliori opportunità all'estero. Considerazioni che scatenano la polemica sui social. Quale competente partito ha governato negli ultimi anni? Punto interrogativo. Elezioni, la Lega candida la Buongiorno. Uguaglianza e libertà, meglio divieti e regole, riaprire le case chiuse. L'avvocato che difese Andreotti, protagonista delle campagne contro la violenza sulle donne, sarà capolista in molti collegi del Carroccio. Giulia Bongiorno si candida come capolista della Lega in diversi territori del paese, lo annuncia Matteo Salvini presentandosi in una conferenza stampa a Montecitorio, appunto con l'avvocato penalista, protagonista delle campagne contro la violenza sulle donne. È il segno, spiega Salvini, di una Lega che cresce, coinvolge e punta su professionalità della realtà civile, soprattutto nel campo della difesa, della sicurezza, dei diritti delle donne, della riforma della giustizia. Belle parole, ma se poi le mantengono. Cari amici, vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Termina qui, vi diamo appuntamento alla prossima e vi auguriamo un buon proseguimento con i programmi.